Domani sera, a mezzanotte, si chiude la sessione estiva del calciomercato a Milano. Già da ieri il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e il DS Foggia sono in terra lombarda per cercare di concludere le ultime importanti trattative. Ne parliamo con il nostro collega Massimo Profeta, presente in studio. Ben trovato Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione d'Ascolto, Luca. Come si suol dire, tu lo sapresti dire in latino, io lo dico in italiano. Il tempo stringe, il tempo fugge. Hai ragione, è proprio così, perché insomma domani si chiude alle 24, come hai ben detto tu, ben ricordato, alle 23.30 ricordiamo lo speciale su Rete 8. Beh, insomma, sono due gli obiettivi, le priorità, mezzala a tutto campo, soprattutto una prima punta. Cominciamo la prima punta perché non ci sono novità di rilievo su Michele Marconi, che in uscita dall'Avellino ultimo anno a 320.000 euro netti. Manca l'accordo per la risoluzione con il club irpino, perché il giocatore col suo procuratore ha già l'intesa col Pescara, quindi la situazione è in stand by in questo momento. Le alternative, si parla di Pettinari, io la vedo dura, perché Pettinari è rappresentato e assistito da Tullio Tinti, che è lo stesso agente di Vergani, quindi dovrebbe andare via Vergani per prendere Pettinari. Pettinari percepisce un ingaggio di 600.000 euro netti ultimo anno alla Reggiana ed è in uscita al club emiliano. Per quanto riguarda invece la mezzala a tutto campo, si parla di Balzania. Nel pomeriggio ci sarà un incontro proprio con il suo agente Riso, Beppe Riso. Dovrebbe essere presente anche il giocatore, che è in uscita dalla Cremonese, non rientra nei piani della squadra dell'ex tecnico del Pescara Giovanni Stroppa. Allora, in questo caso la situazione è questa: la Cremonese parteciperebbe, usiamo sempre il condizionale, quanto mai di rigore, in modo significativo al pagamento dell'ingaggio, 350.000 euro netti per un'altra stagione, qui legato appunto Balzania alla Cremonese. Il problema è che Balzania aspetta una Serie B. Però oggi c'è questo incontro, il club biancazzurro proverà a convincere il giocatore, che è già stato a Pescara nella stagione 2017-18, 34 presenze e 5 gol. Con il plusvalore, e questa è una mia considerazione, che può dare Baldini, sarebbe un peccato non aggiungere due pedine essenziali per provare a giocartela. Riempite le caselle di mezzala e prima punta, il Pescara si ferma lì o c'è ancora bisogno di qualcosa in difesa? Beh, c'è bisogno intanto di un'alternativa a Pierozzi, che in questo momento è infortunato, sarà assente domenica contro la Torres e probabilmente rischia di essere assente anche nella trasferta di Rimini del sabato successivo, perché alle spalle di Pierozzi c'è solo Staver, che è adattato, ha fatto bene per carità nel ruolo di terzino destro, è giovane, è un 2003, però è un difensore centrale e non un terzino di ruolo. Bisognerà poi capire anche se potrà arrivare o meno in prota, che è un giocatore che conosce molto bene Foggia per averlo avuto a Benevento per diversi anni. Non si è ancora deciso in prota, che ha 30 anni, 31, li deve ancora compiere, quindi nel pieno della maturità aspetta una chiamata dalla Serie B. Si parla insistentemente in questi giorni del Catanzaro e poi altre operazioni, diciamo, di minore entità per completare l'organico. In ogni caso il vero colpo sarebbe quello di trattenere Merola, magari. Ecco, esatto, Merola in questo momento non ci sono richieste da club di Serie B, quindi in teoria sono alte le possibilità che il giocatore resti a Pescara, in teoria, però restano ancora diverse ore da qui alla fine del mercato. Il Pineto nell'ombra però ha fatto il suo mercato. Sì, ha fatto il suo mercato, abbiamo già dato in anteprima la notizia lunedì scorso dell'ingaggio di un giovane promettente dalla Roma, Simone Jenko, classe 2005, duplice ruolo, è un laterale mancino, all'occorrenza può anche ricoprire il ruolo di centrale di sinistra della difesa 3, ricordiamo che Cudini opta per il 3-4-3, quindi è un giocatore perfetto. E attenzione, perché sta per concludere Marcello Di Giuseppe l'ingaggio di Jacopo Dezzi, che non ha bisogno di presentazioni, è abruzzese, cresciuto del Giulianova, 32 anni, ha anche fatto 4 presenze in Serie A con il Parma di D'Aversa, oltre 200 presenze in B, insomma sta cercando di chiudere questa operazione Marcello Di Giuseppe. E vedremo nelle prossime ore poi tutto ovviamente nel dettaglio, nello speciale, come ricordavi giustamente tu, di domani sera con te in studio.